Ciao a tutti, ciao. Ben ritrovati per questo nuovo appuntamento di In Cucina con lo Chef. Con me in studio Antonella Cadieri. E con me il nostro chef Nicola Di Zarri. Oggi prepareremo un bel polpo in umido la verdura. Con una base di polenta, buono. Istantanea, quella per fare subito, e accompagneremo con erbe spontanee. Può essere la betolina, la borragine, la cicorietta, dipende da quello che uno trova. Gusto. Spadellate. Quindi per dare un po' di sapore intenso e da, diciamo, evidenziare il polpo con la sua polenta. Gli ingredienti sono bel polpo, porro, cipollotto, quello che abbiamo, olio extravergine di oliva, pomodori pelati ed erbette aromatiche, che può essere il rosmarino, la salvia, il timo, l'alloro. Per quanto riguarda la polenta, abbiamo bisogno dell'acqua e della farina di mais per farla quella istantanea, sì, una cosa veloce, semplice, senza stare lì. Poi dipende, se uno la vuole fare quella che c'è nei 40 minuti, bene. Certo. E poi abbiamo della erba di campo spontanea, pulita, lavata, che andiamo a ripassare senza sbollentare in padella con olio extravergine di oliva e uno spicchietto di aglio. Andiamo, partiamo con la nostra cottura, il nostro polpo, scaldiamo l'olio, aggiungiamo il nostro cipollotto, qua ce ne mettiamo un po' abbondante, no? Che sì, è sempre buona. Che buono. Questo è il rumore che piace a te. Aggiungiamo le nostre erbette. Dobbiamo allontanare, sennò la cipolla ci fa piangere. Mettiamo Vero? Il nostro polipetto. Bello. Freschissimo. Posso girare, sì? Sì, sì, puoi girare piano piano. Mettiamo un pizzico di sale. Una volta che sei bella insaporita, che è bella così, bello, mettiamo un po' di acqua, un brodo vegetale e poi finiamo con un po' di pomodori pelati. Mi piace in questo caso prendere la parte del pelato proprio per metterlo a pezzettoni, no? Non mettiamo il su? No, qua mi serve solo. Sì, qua, bello. Togliamo la parte del picciolo. Facciamo così. Ecco qua. Benissimo. Aggiungiamo un altro pizzico di sale. Copriamo e lasciamo cucinare per una 30-35 minuti a fuoco moderato, sì, deve stufare piano piano, girando di tanto in tanto, e se nel caso si asciuga un po' di acqua, aggiungercene un altro po'. Troppo poco, sì. Sì. Non troppo asciutto. Bene, alziamo un po' il calore medio. Nel frattempo, olio extravergine di oliva, padella antiaderente, andiamo a cucinare le nostre verdurine. Fresche di campo. Ah, non lessate, direttamente in padella. Sì, se le lessiamo perdiamo tutto il loro profumo, i loro principi nutritivi, no? Sì, sì. Invece così, belle. Andiamo un attimo a renderle croccante, che insaporisce. Possiamo mettere un po' di peperoncino se vogliamo, quindi ah, al nostro piacimento. A piacere. Dipende un po' da quello che i propri gusti. Stufarli. Tu sai come mi piacciono le verdure, no? Sì, sì. Che hanno tutto un altro sapore poi, no? Come? Rimane tutto concentrato così. In pentola. Mettiamo un pizzico di sale. Se vogliamo una macinata di cicciata di pepe. Puoi girarlo piano piano con la tua paletta. Aspetta, ecco qua, si cominciano, ecco,
da appassire, rimangono croccanti. Vai, poi un attimo finire di girarli. Si cucinano sempre uguali, perché comunque l'80% sono fatte di acqua, no? Sì, sì. Abbiamo un gusto più deciso, più saporito, no? A fine. Sì. Nel frattempo facciamo una polentina morbida, acqua bollente, un pizzico di sale e farina. Qui abbiamo adoperato farina di mais istantanea, no? Bella quella, eh? Questo è bello? Questo deve essere leggermente macchiato, perché comunque poi il polpo scarica il suo colore, no? Il pomodoro pelato ci deve essere per dare quel pizzico di sapore in più. Ok, andiamo a preparare la nostra polentina. Aggiungiamo la nostra farina di mais. Gira tanto le verdure e siamo a posto. Ecco qua, lasciamo un attimo assorbire la polenta, mettiamo anche un filo d'olio extravergine d'oliva per lucidare e dare sapore in più. Ho bisogno di qualche paio di minuti per estendersi, impregnarsi dell'acqua. Ci vuole una bella polentina lenta, giusto per accompagnare il tutto. E non ci resta che aspettare. Non che la polenta si cucina, perché è quasi pronta. Aspettiamo il nostro polpo e le nostre verdurine. Tonella, il nostro polpo profumato. Si è cotto, si è ristretto, vedi il suo sughetto, il pomodorino ha dato solo quel tocco di classe, no? La nostra cicoretta erbetta di campo è pronta. E la nostra polentina è rimasta bella morbida. Se nel caso si dovesse un po' indurire, possiamo aggiungere un po' di acqua a brodo. Adagiamo un lato del piatto la nostra polentina. Ah, poi mettiamo... Madonna, che impressione che fa, che intero! Bel polpo. Più forte. Il suo fondo di pomodori pelati. Erbette e cipollotto. Ah, bel, bel sugo che prende. Un po' lento, questo è proprio bello. Finiamo con una verdurina da accompagnare. Eccola qui. Come quasi se lo volesse mangiare il polpo, no? Il nostro piatto è pronto, ricco, colorato, gustoso. Non vi resta che provarlo a casa. Intanto vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre ciao. Su questa rete. Arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, DS Service.